Salmoni! E bentornati nel nostro canale! Allora, come vi ho già detto nella intro, ho acquistato due pacchi. Uno è arrivato ieri, uno è arrivato il giorno dopo che l'ho ordinato ed era una scheda simile a questa per la macchinetta fotografica, quindi non ho ritenuto fosse importante farla vedere. Questo invece è importante come, quindi andiamo a vedere cos'è con molta cautela. C2. Com'è che non esce? Ok ragazzi, già avevo un problema alla partenza. Ok. Si vede? Sì. Anzi, potrei forse anche fare un'inquadratura migliore facendo anche lo zoom, Sto facendo tutta da solo ste riprese. Ok, forse qualcuno dall'immagine ha capito, forse qualcuno no, adesso lo capirà. Buono. Ecco il cavalletto. Oh oh, attenzione. Ed eccolo qui, eccolo il signorino, che adesso tra poco proveremo. Bello, veramente bello. E il piedistallo, quindi datemi il tempo di montarlo, di provarlo, e cioè te lo proviamo insieme, però datemi tempo di montarlo, ok? Io l'unboxing ve l'ho fatto, quindi adesso vi faccio vedere anche le foto. Non vi faccio vedere la prova perché dobbiamo ancora lavorarci sull'audio del microfono, perché dobbiamo vedere le impostazioni eccetera. Anche perché non è tanto che ci sto prendendo mano con l'OBS, quindi aggiungere anche questo elemento non è proprio semplice da far combaciare, ok? Dobbiamo appunto migliorare l'audio, a regolarmi con il volume qui. Vabbè, giustamente l'eco l'ho messo a minimo perché non serve a nulla, cioè almeno a me non so cosa potrebbe servire. Cioè, sono tutte ancora cose in sperimentazione. Quando avrò l'audio che cerco io, perlomeno che si avvicina a quello lì, cioè alla qualità di questa tipo fotocamera, ci aspettiamo per la prova, ok? Anche perché io col microfono c'ho un sacco di idee da fare per qua, per il canale. Quindi, niente. Scusate se non abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto solo l'unboxing. E alla fine non è stato neanche difficile montarlo. Ripeto, faccio di tutto per sistemare le cose che devo sistemare, e non appena fatto vi dico cosa ne penso di preciso. Sono malapena 5 ore che ce l'ho, non posso dirvi più di tanto per il momento. Bisogna un attimo prenderci mano, poi vi faccio sapere se conviene prenderlo o no. Poi magari vi dico anche il prezzo, vi lascio anche il link in descrizione per acquistarlo. Ok, quindi io questo ho detto, e volevo solamente dirvi che ci saranno due cose nuove, ovvero, come vi avevo già anticipato, farò la settimana culinaria, ogni giorno appunto un video per una settimana solo ed esclusivamente di cucina, e in più ci sarà una nuova rubrica, sempre riguardo la cucina, che si chiama Cene alternative. Questa verrà pubblicata una volta al mese all'incirca, non lo so ancora, tutto in via sperimentale. E cos'è? Praticamente sono le cene, quelle food, finger food, queste cose qua, insomma. Un po' di cose zozze, si può dire zozze? Cose che non mangi tutti i giorni, cose del genere, insomma, ok? Niente, poi questo vediamo insieme bene, e le date per la settimana culinaria ve le faccio sapere
in un prossimo video perché ancora non so nulla. Io so solo che ho una decina di video registrati all'incirca e so che li devo montare e poi programmare, ok? Una volta che li ho programmati, preparati, programmati, vi faccio sapere le date. Facciamo un esempio, per esempio oggi 7 aprile al 14 aprile ci sono i video, capito? In quel senso. Va bene, detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.